magistratura. Siamo qui per chiedere proprio quello, alla procura di riaprirci anche condizionatamente, riaprirci sotto sequestro, con un custode giudiziario che ci permetta di poter lavorare, perché se questo non avviene, oltre ad essere licenziati, non ci sarà nessuna delocalizzazione, perché la proprietà a queste condizioni non sarà più interessata a fare nessuna delocalizzazione. Che poi la delocalizzazione venga fatta, che la delocalizzazione venga fatta a Campagna, a Battipaglio, a Solofre, questo qui per il momento a noi non è che ci interessa molto. L'importante è che la delocalizzazione venga fatta, questo è importante, che si deve fare. Dove sarà ubicata non è che ci interessa più di tanto, però l'importante è farla. Però ripeto, per poter delocalizzare l'azienda deve continuare a lavorare dove sta adesso, a Via dei Greci, e per fare questo ci devono riaprire anche in tempi molto rapidi.